Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Putino, Villa, Vitrotti. Matronola è presente. Allora, considerato che c'è il numero legale, possiamo iniziare la seduta col primo punto all'ordine del giorno. Allora, proposta di risoluzione avente ad oggetto misure per la prevenzione del GAP, cioè gioco d'azzardo patologico. Una proposta di risoluzione che, diciamo, è stata discussa e presentata da 3 commissioni congiunte consigliari, quindi si sottopone alla discussione e alla votazione del Consiglio. Prima di dare la parola al presentatore della mozione, nomino quali scrutatori, consiglieri, Laddaga, Caccamo, Carloni. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Diciamo, ci organizziamo in questo modo: apriamo facciamo la presentazione della risoluzione, poi interrompo un attimo il Consiglio e do la parola agli esponenti dell'Associazione Libera che sono presenti e che hanno contribuito anche alla stesura della risoluzione per gli interventi. Finito l'intervento dell'Associazione Libera, riprendiamo il Consiglio con la discussione e poi procediamo con la votazione. Bene? Allora, chi è che presenta la risoluzione? Consigliera Caccamo, prego. Buonasera Presidente Fantino, Assessori, Presidente del Consiglio, consiglieri tutti. Questa risoluzione è il frutto di una ampia ricerca che abbiamo fatto tutti noi consiglieri, devo dire quasi tutti noi consiglieri. Infatti mesi fa abbiamo cominciato ad affrontare il problema del gioco d'azzardo e ci siamo resi conto che questo problema doveva essere affrontato nelle sue varie sfaccettature. Abbiamo cominciato a predisporre un documento che via via si è arricchito con il contributo di molti consiglieri. E quello che oggi portiamo in aula, come è stato già detto, è il frutto del lavoro di 3 commissioni, politiche sociali, scuola e commercio. Sì, perché il problema, se vogliamo ottenere dei risultati, va affrontato fin dall'inizio, anzi, prima che inizi, provvedendo ad informare, a fare prevenzione prima di tutto nelle scuole, ma anche nei centri anziani, nei centri, in quei posti sensibili dove ci sono fasce deboli che possono diventare le vittime del gioco d'azzardo. Oggi più di ieri, perché la crisi che attanaglia il nostro paese porta molte persone, appunto deboli, a pensare che nel gioco d'azzardo si possa trovare la soluzione ai propri problemi, e queste persone poi non si rendono conto invece di cadere nella spirale di quella che oggi viene chiamata ludopatia, che è una malattia riconosciuta anche dalla legge e che comporta notevoli costi sociali, che va curata per evitare che le famiglie si disgreghino e che si arrivi anche ad atti di autolesionismo. Anche l'Assemblea capitolina si è interessata al fenomeno proponendo una deliberazione
che dovrà regolamentare il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura delle sale da gioco e l'installazione di slot machine e videopoker nei pubblici esercizi. Il Consiglio Municipale nella scorsa seduta ha dato parere favorevole a quello che è l'impianto della delibera proposta dall'Assemblea Capitolina, ma il nostro Consiglio ha anche voluto proporre alcune osservazioni che, se verranno prese nella giusta considerazione, come io mi auguro, renderanno la normativa più stringente al fine di scoraggiare l'apertura di nuove sale da gioco, in quanto già oggi Roma ha il triste primato italiano per la diffusione del gioco d'azzardo e proprio nel settimo municipio abbiamo in Piazza del Re di Roma una sala da gioco che risulta essere la più grande d'Europa. Quindi mi auguro, con questo ulteriore documento che noi abbiamo preparato e con tante altre iniziative che abbiamo in mente di proporre poi alla cittadinanza, di non dover assistere al raggiungimento di altri primati negativi come questo. Grazie. Grazie consigliera Caccamo. Allora, come ho detto all'inizio, adesso sospendiamo un attimo il consiglio e dato la parola agli esponenti dell'Associazione Libera. Volevo comunque avvisare che sono stati presentati due emendamenti sulla risoluzione che poi dopo la discussione generale discuteremo e valuteremo. Allora, sospendo il consiglio e do la parola a Marco Genovesi, coordinatore romano dell'Associazione Libera. Bene, innanzitutto vi ringrazio dell'invito e dell'opportunità di essere qui con voi oggi per appunto la presentazione di questo documento, che ritengo un documento sicuramente importante che i municipi di Roma Capitale affrontino il tema del gioco d'azzardo, che è un tema che ha sicuramente una rilevanza sociale molto importante in questo momento. Alcuni cenni sono già stati fatti, ma sicuramente la diffusione del gioco d'azzardo sta diventando sempre di più un problema sociale vero. Le occasioni di gioco sono tantissime, sono in continuo aumento, quindi non soltanto la diffusione delle videolotterie o delle sale da gioco, delle possibilità di giocare fisicamente in alcuni luoghi della città, che quindi cambiano anche il tessuto economico, il tessuto sociale di alcune zone dei nostri quartieri, ma poi il gioco d'azzardo purtroppo è entrato fin dentro le nostre case, per cui le possibilità di gioco sono talmente tante, talmente diverse, talmente diffuse che le ritroviamo, voglio dire, anche su internet, sui nostri telefoni, ed è un problema quindi complesso da analizzare, da affrontare, soprattutto in un periodo così complesso e complicato dal punto di vista economico. Il fatto che il tema vada affrontato anche con leggi nazionali, quindi a livello sicuramente più alto di quello che è possibile fare a livello cittadino o a livello municipale, non è una giustificazione, ma possiamo muovere dei passi anche a livello più basso, tant'è che anche noi come associazione, che non abbiamo, voglio dire, alcun potere, però cerchiamo di sollecitare innanzitutto un dibattito su questo tema, che è fondamentale, perché l'informazione innanzitutto degli utenti di questo tipo di divertimento, di gioco che poi diventa patologico, abbiano le informazioni necessarie ad essere consapevoli dei rischi che si corrono approcciandoci a questa tipologia di attività, e quindi il lavoro di informazione, di diffusione, veramente di consapevolezza, ce ne facciamo carico anche come associazione. Il dossier Azzardopoli è uno degli esempi e degli strumenti messi a disposizione dalla nostra associazione un po' per approfondire la conoscenza del tema. Quel dossier in particolare si pone l'attenzione su un altro argomento molto importante, che per noi fa diventare il gioco d'azzardo ancora più un argomento da tenere veramente costantemente d'occhio. Cioè, Azzardopoli è un dossier che ha visto due edizioni, e in ognuna delle due edizioni si fa il punto su quanto le mafie, le organizzazioni criminali mafiose abbiano individuato nel gioco d'azzardo uno degli ambiti favoriti anche per il riciclaggio di denaro che viene da altre attività illecite. Quindi un fenomeno sicuramente da tenere
ancora di più in osservazione anche per questa ragione, tanto più che Roma è una città che vive una presenza mafiosa molto, molto forte, sia dal punto di vista proprio del riciclaggio, quindi degli investimenti economici delle mafie. L'abbiamo visto con i recenti sequestri che ci sono stati anche nel centro di Roma, in cui la Camorra e l'Andrangheta hanno veramente preso possesso di tantissime attività economiche. Se lo fa anche tramite il gioco d'azzardo, diventa un problema in più di cui occuparci. Roma è anche una città in cui finalmente si stanno celebrando i primi processi per mafia. La nostra associazione è parte civile al processo Fasciani-Triassi, che tra l'altro, tra le tante attività che avevano anche interessi e attività proprio nel settore del gioco d'azzardo. Quindi questo semplicemente per dire che l'attenzione deve essere davvero massima su questo. Quindi siamo felici che si sia proposto questo documento e che anche i municipi siano attenti al fenomeno. Anche perché c'è una legge regionale che è intervenuta su questo ambito, che propone tra l'altro l'apertura di alcuni sportelli nei vari distretti appunto nella regione, e quindi anche uno per ogni municipio di Roma. Libera il suo lavoro, diciamo, sul tema del gioco d'azzardo non l'ha fatto da sola, l'ha fatto insieme ad altre realtà che hanno aderito a una campagna che si chiama Mettiamoci in Gioco, che è una campagna nazionale a cui hanno aderito tantissimi soggetti, che fa una serie di proposte su come affrontare appunto il tema del gioco d'azzardo, sia a livello nazionale sia a livello locale. La stessa campagna a livello del Lazio ha tra l'altro proposto il 27 febbraio alcune indicazioni alla regione, proponendo alcune linee guida su come dar forma a questi sportelli. Questo semplicemente per dare un parere, che è il parere dei tanti anche operatori che lavorano nel settore. Quindi la campagna è animata non soltanto da associazioni come Libera o dai sindacati, ma è animata da chi gestisce i SERD, piuttosto che chi, diciamo, psicologi che lavorano nel campo e che quindi assistono i giocatori patologici. Quindi un parere sicuramente autorevole, e l'idea, la suggestione che è stata appunto lanciata in questa occasione del 27 febbraio in questo convegno, sono state appunto una serie di linee guida e di proposte per rendere questi sportelli operativi. Quindi l'invito che faccio è anche un po' a mettersi in contatto con la campagna Mettiamoci in Gioco, perché può dare degli strumenti secondo noi utili ad affrontare questo tema nella maniera più efficace possibile. Io non andrei molto oltre, mi permetto solo di prendere un altro minuto per segnalare una cosa che sta accadendo a Roma e nel Lazio in questi giorni, che sono al centro di una giornata che Libera da ormai 18 anni dedica al ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie. Questa è una giornata che accade ogni anno il 21 marzo, che è il primo giorno di primavera, e che è un giorno scelto proprio dai familiari delle vittime innocenti di mafia per ricordarle tutte. E ogni anno si svolge una manifestazione in una città diversa. Quest'anno abbiamo scelto il Lazio, abbiamo scelto Latina per questa manifestazione, proprio perché volevamo accendere i riflettori sulla nostra regione, che vive dei problemi di presenza mafiosa molto forti. E domani a Roma accade una cosa storica, perché per la prima volta da sempre più di 700 familiari di vittime di mafia incontreranno il Papa in un'udienza pubblica, in una veglia. Ogni anno il 21 marzo i familiari si riuniscono in un'assemblea e tengono una veglia in una chiesa della città che si è scelta. Quest'anno il Papa ha scelto di aderire a questo momento e incontrerà più di 700 familiari di vittime di mafia, e succederà questo domani a Roma alla chiesa di San Gregorio VII, ed è un momento importante per tutta Italia, perché è una cosa che non è mai successa, è importante per la nostra città perché questo accade qui a Roma. Tra l'altro domani, oltre a quel momento, ci saranno tanti altri momenti in città dedicati a questo tema. Si inizia la mattina all'università insieme a Nando dalla Chiesa, il figlio generale della Chiesa, che tiene una lezione all'università, e si continua con delle proiezioni di film nel pomeriggio sempre all'università, c'è uno spettacolo teatrale la sera a Spinaceto. Insomma, tanti momenti che sono solo il momento finale di un anno in cui a Roma si è fatto davvero tanto dal punto di vista delle attività culturali sul tema del contrasto alle mafie. E poi sabato saremo tutti a Latina in manifestazione, in questo abbraccio con i familiari in strada, per poi leggere i nomi delle vittime, per una giornata che è anche molto ricca, perché durante la giornata ci saranno più di 20 appuntamenti tra seminari, spettacoli, teatrali. Quindi una giornata davvero bella di partecipazione, che speriamo possa lasciare in tutti un po' la consapevolezza che c'è un lavoro da fare, e che non è un lavoro soltanto delle istituzioni ma di ognuno di noi. Libera in questo è in prima fila, ma è accompagnata da tantissime associazioni con cui per fortuna si collabora e si lavora in rete.
Io non vi rubo altro tempo, sono appunto contento di essere stato qui invitato e di aver avuto la possibilità di intervenire, quindi ringrazio il Consiglio, la Presidente e buon lavoro. Grazie. Grazie a lei, noi ringraziamo sicuramente Marco Genovesi e credo che il Consiglio raccoglierà l'appello del coordinatore romano di Libera. C'è l'altra signora sempre di Libera, prego. 5 minuti anche per lei. Ok, grazie a tutti. È la prima volta che sono in un contesto di questo genere, quindi solo poche parole in aggiunta a quello che ha detto l'amico Marco. Dunque, noi di Libera del Settimo Presidio stiamo portando avanti delle iniziative a livello di bar che non hanno le slot machine all'interno dei loro esercizi. E come facciamo? Noi li contattiamo, parliamo con il gestore e cerchiamo di individuare se c'è appunto una sensibilità a questo problema e dopo che abbiamo preso contatti facciamo pubblicità a questo bar. Quindi è un modo per pubblicizzarli, però diciamo che rimane soltanto un problema di carattere di supporto, un supporto morale, perché in effetti qui quello che occorrerebbe è che ho visto, è stato già scritto sia nella legge che nella risoluzione propositiva, che è previsto, sarebbero previsti degli sgravi fiscali e io punterei molto su questo aspetto, perché lo sgravio fiscale in questo momento per questi esercenti sarebbe un grosso supporto. Quindi una delle cose proprio basilari che io diciamo come consiglio, poi chiaramente voi state lavorando, quindi siete voi che fate, però ecco, mi rendo conto che in un momento come questo di crisi, che non ci sono i soldi, che non ci sono i fondi, perché se la legge dovesse essere applicata per quello che è stato scritto, ma magari in minima parte noi riusciremmo a ottenere un grossissimo risultato, però diciamo che stiamo già sulla buona strada. E questo discorso dello sgravio fiscale io penso che sarebbe estremamente propositivo. Tra l'altro richiamerebbe anche altri esercenti a mettersi sulla stessa strada, perché è una forma di pubblicità, perché chiaramente questa è una delle cose più sentite. E, per quanto riguarda poi ecco, i posti che sono, cioè queste sale gioco che sono vicine ai posti sensibili, questi andrebbero monitorati, perché chiaramente a me mi fa rabbia tutte le volte che vado verso su, verso Frascati, non so se avete presente, sulla destra abbiamo Villa Sora e proprio davanti di rimpetto c'è questo grande questa sala giochi che richiama, magari non nel momento della scuola, però chiaramente il ragazzo che ci passa davanti tutti i giorni, ed è pure una scuola religiosa oltretutto, comunque ecco, da monitorare questa situazione di dove vengono collocate. Non so se è una legge antecedente a quella che è stata fatta, quando risale, perché questa slot mi pare che è sorta 5-6 anni fa, non so se era già previsto un regolamento per le distanze da fare. E poi niente, volevo dire un'altra cosa che non ho visto che è stato scritto, ma che rientra sempre nel gioco patologico, è il gratta e vinci. Adesso noi qui parliamo di slot machine, di sale slot, ma è molto più subdolo il discorso dei gratta e vinci, perché gratta e vinci è in tutti i bar. Io ho avuto l'occasione di entrare in qualche bar e di vedere proprio un invito, un'istigazione proprio a giocare da parte dei gestori, che vogliono assolutamente, li mettono proprio sotto al naso, cioè è una cosa proprio veramente scandaloso come si comportano. E queste persone per lo più sono donne, magari le donne non vanno a giocare alla slot machine perché magari si vergognano, non si mettono davanti alla macchinetta perché si vergognano, no? Magari ti compri il gratta e vinci, te lo porti a casa, però è sempre una forma subdola che veramente porta poi a grosse perdite di soldi. E
E poi niente, molto importante l'informazione che si deve fare presso le scuole, questo sarebbe fondamentale, organizzare, noi siamo disposti a venire come Libera in supporto a chi ha intenzione di fare un lavoro presso le scuole, che va proprio programmato proprio in maniera pressante, perché è fondamentale già lavorare già con i bambini, da quelli delle medie, anche addirittura delle elementari, però forse elementari magari ancora non capirebbero bene, però dalle medie in poi io penso che sarebbe molto importante lavorare con i ragazzi, perché questo discorso del gap è un qualche cosa che ci dobbiamo noi portare avanti per le generazioni successive, siccome è dilagante, allora dobbiamo cercare di porre in qualche modo rimedio, allora con i centri anziani e con le scuole, questi sono i punti focali dove andare a lavorare, e poi quel discorso che ho detto prima dello sgravio fiscale, che penso che sia importante questo di aiutare gli esercenti virtuosi. Grazie a lei. Allora riapriamo, non ci sono altri interventi da pubblico, riapriamo il consiglio. Allora, chi vuole intervenire, pregato di prenotarsi, grazie. Allora, chi interviene? C'è qualche intervento? Se non ci sono interventi passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, assessori, Presidente, consiglieri. È dichiarazione di voto oppure? Discussione, consigliere Ciancio. Ah, quindi continua la discussione? C'è la discussione, fosse... consigliere Ciancio. Bene, volevo allora, se non è dichiarazione di voto, aspettare gli altri interventi, perché io pensavo di fare la dichiarazione di voto. Grazie. Siamo ancora? Grazie. Allora, ci sono interventi? Se non ci sono interventi... Scusatelo. Consigliere Ritotti, prego. Grazie Presidente, Presidente Fantino, assessori, colleghi consiglieri. Interverrò io perché insomma così rompiamo anche un po' il ghiaccio, immagino che dopo si aprirà un'ampia discussione. Intervengo prima di tutto per dire che sono contenta di discutere oggi questa risoluzione, perché lo accennava prima l'esponente di Libera, proprio perché cade nel giorno prima della giornata del ricordo delle vittime innocenti della mafia. Perché in questa settimana quest'Aula ha anche discusso dal punto di vista regolamentare quella delibera che ci è stata proposta dall'Assemblea Capitolina. E sono contenta, è giusto ribadirlo oggi in quest'Aula, del lavoro che hanno fatto le commissioni. In particolare in qualità di Presidente della Commissione Affari Sociali devo sottolineare che nella mia commissione sono pervenute all'inizio 3 risoluzioni. Quindi l'interesse che va ribadito, lo dico anche a chi oggi è venuto ad ascoltare il nostro dibattito, è trasversale. Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico hanno messo insieme le loro idee nel loro lavoro lungo, lo diceva prima di me chi ha presentato la risoluzione, cercando ovviamente di tirare fuori un lavoro, diciamo, che possiamo forse rendere ancora migliore se senza troppi giri di parole cerchiamo un po' di andare nel merito dell'oggetto di questa risoluzione, che abbiamo chiamato misure per la prevenzione del gap gioco d'azzardo patologico. Ci siamo scontrati con una realtà importante, perché oltre ai numeri che abbiamo trattato siamo abituati a vedere dietro ai numeri le persone, e i dati non sono confortanti, perché quando capiamo che soprattutto nella nostra regione, nel Lazio, la spesa delle famiglie per slot machine e scommesse è di 7 miliardi e mezzo, più del 4,5% del PIL regionale. Quando ci siamo accorti che purtroppo Roma Capitale detiene questo triste primato per la diffusione del gioco d'azzardo, quando ci siamo ricordati che nel nostro territorio c'è una delle più grandi sale slot proprio
zona di Piazza Re di Roma con ben 900 postazioni. Quando ci siamo scontrati con altri numeri, non certo più e migliori di questi, ma parliamo di cifre da capogiro che fanno inorridire se pensiamo a quanti soldi ci sono dietro queste persone, allora abbiamo deciso che forse era opportuno anche farci un po' aiutare, coadiuvare i nostri lavori con chi nel territorio affronta quotidianamente questi problemi, chi lo fa già da un punto di vista con un'associazione, chi lo fa da un punto di vista sociosanitario. Oggi non è qui l'esponente della ASL RMB che ha partecipato ai nostri lavori di commissione, però c'è stato di grande aiuto quando ha pensato di proporre a tutti noi giustamente l'altro aspetto, cioè era quello di supporto, di necessario intervento dal punto di vista sociosanitario, cosa che lui già sta facendo, cosa che lui ribadisce purtroppo è troppo poco. Allora, il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro difficile, però siamo riusciti, diciamo anche con la collaborazione, come dicevo prima, delle associazioni che lavorano sul territorio, a considerare questo fenomeno, pur se limitato ovviamente ai giocatori patologici, e di analizzarlo da diversi aspetti, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista scolastico e dal punto di vista sanitario, sociosanitario. E quindi se parliamo di giocatori patologici, allora non possiamo non fare riferimento a tutti gli aspetti sociali e sanitari che definirei allarmanti, tanto perché è necessario proprio sul versante medico riabilitativo un intervento nel momento in cui lo stesso Servizio Sanitario Nazionale ha inserito il GAP dentro i livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA, cioè per dirla in termini più semplici, sono proprio quelle attività e quei servizi e quelle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve obbligatoriamente garantire a tutti i cittadini. Diciamo è anche partendo da una legge regionale che fortunatamente è stata votata, la numero 5 del 5 agosto del 2013, titolata proprio Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico, dove prevede che i comuni promuovono e sostengono forme di pubblicità e sostegno alle attività commerciali che scelgono di non installare slot machine ed apparecchi analoghi. Ha ragione l'esponente di Libera che è intervenuta prima di me del presidio del settimo municipio. Abbiamo inserito altre forme di gioco. Dovevamo specificare perché in una riunione ci siamo trovati anche a discutere di quanto fossero pericolosi i famosi per gratta e vinci ad esempio. Però ci siamo anche confortati del fatto che il Comune di Roma, la Regione ancora prima, ha pensato di attivare degli sportelli no slot, sono definiti così, e sono previsti tra l'altro in ognuno dei 15 municipi di Roma. È da questo che siamo partiti e pensiamo che sia giusto continuare a lavorare, anche in collaborazione con le associazioni che già operano sul nostro territorio e siete diversi, e quindi per questo già vi ringraziamo. E poi perché abbiamo scoperto che voi siete già un gran pezzo avanti a noi, se pensiamo allo slot mob che pensate di fare e cadrà proprio nel nostro territorio, abbiamo deciso di chiedere anche un'adesione da parte del nostro municipio a questa forma, diciamo così, di riconoscimento premiante per quegli esercizi commerciali che decidono di evitare il gioco d'azzardo nei loro luoghi, luoghi che, come ci è stato ribadito, diventano e si trasformano da luoghi di socialità a luoghi di isolamento, vengono modificati volutamente le famose sale a parte dove si installano le macchinette, oppure queste sale slot dove si deve perdere la connessione del tempo e dello spazio per mettere ancora nella posizione chi, il giocatore, di perdere qualsiasi coordinata, e quindi non ci sarà mai un orologio per esempio là dentro per ricordargli che magari sono ore che sta spendendo tutti i suoi averi, che sia una pensione, che siano i genitori che hanno dato i soldi al ragazzo che si appresta così a fare una giocata volante, oppure che sia il cinquantenne che purtroppo anche lui verrà colpito, proprio perché la crisi economica oggi illude, e quando illude fa anche male, perché poi si cade lui e tutta la sua famiglia in un circolo vizioso che difficilmente si riesce ad interrompere. È questo l'altro aspetto, l'aspetto che dicevo, quello che coinvolge le famiglie tutte.
tutte. E quindi nelle proposte che ci siamo permesse di avanzare nelle nostre commissioni abbiamo pensato che fosse indispensabile, per esempio, creare un osservatorio e allo stesso tempo fare una mappatura delle sale da gioco, perché noi possiamo sapere di che cosa stiamo parlando, qual è nel nostro territorio, quanto incide sul nostro territorio questo fenomeno. Mettere in campo una serie di iniziative di prevenzione, lo dicevano prima di me, rivolta alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione. E abbiamo pensato anche che fosse opportuno cominciare a lavorare con le nostre ASL, continuare ad incentivare il lavoro con le nostre ASL, e, per esempio, anche con lo sportello antiusura, è attivo nel nono municipio, perché non possiamo potenziarlo e perché non possiamo coadiuvarlo con il lavoro di medici, assistenti sociali, educatori ed infermieri, con il coinvolgimento delle famiglie che diventano le principali protagoniste di questo fenomeno, accanto a chi è affetto da gioco d'azzardo patologico. L'ultima cosa che ci siamo permessi di fare, visto che ci stiamo mettendo mano, visto che siamo nel nuovo settimo municipio e dovremo pensare anche al nostro nuovo piano regolatore sociale, è di inserire anche degli specifici interventi di cura e di prevenzione proprio e solo ed esclusivamente per il gioco d'azzardo patologico. Oltre all'adesione, come ho detto, promossa dalla campagna di Libera in programma il 10 maggio, proprio nel nostro territorio. Io concludo dicendo che spero che quest'Aula oggi capisca il merito e vada, diciamo, ad analizzare bene il lavoro che c'è stato, lungo e difficile, nelle commissioni. Spero che questo abbia una valutazione positiva e unanime da parte di tutto il Consiglio, e spero che questo da qui oggi parta un segnale che porti anche il nostro municipio a farsi protagonista di una sfida che in questi tempi è veramente difficile. Grazie. Grazie consigliere Vitrotti. Altri interventi? Consigliere Caldus, prego. E gli emendamenti li valutiamo dopo. Consigliera Carus, prego. Presidente, colleghi consiglieri tutti, io innanzitutto ringrazio le commissioni per il lavoro svolto. Il tema va avanti da diversi mesi, come è già stato detto, sicuramente l'argomento in oggetto è stato trattato con sensibilità da tutte quante le commissioni, da tutti quanti i consiglieri, nonché da diverse parti politiche. E io lo dico per onor del vero, ho avuto anche delle perplessità all'interno della commissione e delle commissioni in cui si è trattato l'argomento in oggetto, proprio in merito al fatto che comunque trattiamo questo argomento in un consiglio municipale. Gli aspetti sono stati benissimo descritti già da chi è intervenuto dell'Associazione Libera e anche da chi ha preceduto, di chi mi ha preceduto nell'intervento. Solo su due punti in particolare io continuo ad avere alcune perplessità. Uno è nel dispositivo in cui parliamo della possibilità di utilizzare una percentuale dei proventi derivanti dalla commercializzazione delle macchine da gioco per un'attività di prevenzione e contrasto. Abbiamo un problema, il fatto che se questa parte viene indicata verso il Comune possiamo dare questo suggerimento, ma altrimenti ricordo a tutti che i municipi purtroppo non hanno un bilancio autonomo e che l'imposizione tributaria ovviamente fa capo agli enti, a quelli che sono gli enti, e quindi il municipio non è, ahimè, un ente, e quindi chiedevo. Posso proseguire? Grazie. E quindi questa è una riflessione che faccio, perché in una risoluzione che comunque impegna su una possibilità che ovviamente sarebbe ottimale. L'ha già detto qualcuno anche nell'intervento delle associazioni, purtroppo sicuramente ci sono dei vulnus, dei vuoti anche all'interno proprio della legge nazionale. Molte delle regioni sono andate verso un indirizzo di attenzione verso questo tema e questo è stato molto importante. Penso, parlavo anche prima sul tema delle distanze, sicuramente per pubblica sicurezza quello è un elemento che va sottolineato e che speriamo venga accolto
anche nelle diverse leggi regionali. Un altro elemento su cui continuo a dire ho alcune perplessità è anche quello che riguarda le assicurazioni, le agevolazioni sui tributi di competenza e bar, così come previsto dall'articolo 4 della legge regionale. Perché la mia domanda è questa: previsto dalla legge regionale, pertanto lo stanziamento di chi è? Della regione? Cioè, non so, rifletto ad alta voce, e quindi probabilmente questo tipo di considerazione deve essere fatto e deve essere analizzato nel momento in cui se ne parla anche a livello regionale. È ovvio che tutti quanti noi ci auguriamo una legislazione, diciamo un'attenzione anche verso quelli che sono i temi in oggetto oggi, però la discussione, faccio un altro esempio, di prevedere di anche nel fatto su, quando si parla delle licenze, le licenze sono comunque di competenza della questura, quindi anche a me piacerebbe intervenire su quelli che sono gli esercenti che all'interno utilizzano le slot machine o creano, o, diciamo così, contribuiscono, perché gli è permesso da legge ad aggravare la situazione del gioco d'azzardo patologico. Però c'è anche da dire che la licenza rientra in un ambito diverso, rientra nell'ambito della questura, quindi su questi elementi io dico, nel momento in cui ci proponiamo come un consiglio municipale per sollevare e approfondire questo tema, anzi devo dire la sincera verità, forse avrei preferito discutere questa risoluzione anche in collegamento alla delibera proposta dal Comune, perché sarebbe stato in qualche modo un approfondire ancora di più lo stesso argomento oggi all'ordine del giorno rispetto allo scorso consiglio in cui si è discussa la delibera con il regolamento municipale. Anche lì purtroppo alcuni pareri negativi sia dal Dipartimento nel seno della delibera comunale sia dagli uffici municipali. Nonostante il ragionamento e la riflessione fatta e sicuramente nonostante la volontà di tutte le amministrazioni di volere in qualche modo contribuire a questo argomento, pongono dei veti che provengono dalla legge. Quindi su questo io volevo alzare con voi semplicemente alcune riflessioni, l'ho detto in commissione, non voglio assolutamente essere uno sminuire il lavoro fatto all'interno delle commissioni, ma vuole essere un porre l'attenzione su alcuni punti. Se parliamo di fondi, di stanziamenti, bisogna vedere da che punto provengono. Ho detto il problema sicuramente dell'inserire anche nel decentramento probabilmente un bilancio che possa permettere di in qualche modo di rendere l'attività dei municipi un pochettino più libera. Ho altre riflessioni, però diciamo queste sono quelle che sento un po' più pregnanti, perché sono d'accordo, ad esempio potrebbe essere un'ottima idea quella di agevolare all'interno del piano regolatore sociale, perché altrimenti se non inseriamo questo nel piano regolatore sociale non capisco come si fanno a sostenere al punto prima le attività del territorio, perché il sostentamento e anche la promozione di queste attività vanno fatte sempre poi con dei fondi fondamentalmente, e quindi anche su questo vorrei fare questo tipo di considerazione. Dico, non è un tipo di è un tipo di riflessione che ho fatto anche in commissione, e quindi semplicemente un dichiarare alcuni di quelli che sono le mie perplessità, così come quando parliamo dell'educazione all'uso responsabile del denaro, io sono d'accordo, entriamo magari però in una sfera personale, perché ognuno ha un suo modo di vedere l'educazione, anche per me avere un iPhone a 12 anni non è corretto, però ce ne hanno in diversi.
Queste sono alcune di quelle che sono le considerazioni. Anche in merito all'entrata dei minori, purtroppo anche lì c'è una normativa e dipende se parliamo anche di sale giochi o di sale dedicate. Ho delle perplessità in seno a questo, vorrei che sicuramente da parte di tutti noi ci sia un'attenzione su questo tema, che però riporti anche nella sfera del... No, sono ancora nei 10 minuti, Umberto, poi ha detto... Scusi, consigliere Matrona. Sta ancora nei tempi, prego. No, pensavo che se ne andasse... No, per favore. Prego, consigliere Casus. Consigliera Carlos, prego. Sì, la ringrazio Presidente. E, anche in riferimento a quanto questo municipio ha già espresso anche in passato, quindi sicuramente l'attenzione su questo tema va dato, va promossa e va trovata una forma di collaborazione anche con il municipio per quelle che sono già le attività esistenti, come ad esempio può essere un maggiore censimento, senza ombra di dubbi. Però vorrei riportare a voi le riflessioni che prima ho citato, proprio perché credo che vada fatta un'analisi anche di questi punti. Vi ringrazio. Grazie a lei, consigliere Carlos. Consigliere Matrona, la prego. Scusate, io non volevo intervenire, vabbè, ma non riesco a capire, c'è qualcosa che purtroppo non mi è chiaro. L'altra martedì io non c'ero. È vero, Presidente? Posso chiedere? Scusate, per favore, consigliere Matrona. Sto chiedendo i chiarimenti. Parli a tutto il Consiglio. Ok. Allora, non riesco a capire. Martedì è stata votata una delibera con delle osservazioni. In Commissione abbiamo votato questa risoluzione. Anche adesso pervengono due emendamenti che stravolgono l'intera risoluzione. Perché andiamo a cassare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti di una risoluzione, ordini dall'alto, mi dicono il consigliere Coglia, mi dice che sono pervenuti gli ordini dall'alto, io non so, non c'ero, quindi non posso capire chi ha dato questi ordini dall'alto. Poi, siccome sono talmente ingenuo che non posso capire se c'è qualcuno in alto che dà degli ordini, mi auguro di no, Presidente, mi auguro di no. Gesù, ecco, molto più in alto, a quello ci credo. Sotto no. Scusate, però a me questo duetto non è che piace tanto. Per favore, consigliere Matrona, parli a tutto il Consiglio. E sembra facile. Venga lei di qua, Presidente, e così abbiamo come interlocutore il Presidente Fantino e vediamo quello che succede tra tutti e due. Per favore, consigliere Matrona. Allora, chiedo, Presidente, no, tanto il tempo io lo faccio risparmiare, tranquillo. Allora, chiederei se il consigliere... Credo che sia Benassi, ci spiegasse bene perché ha presentato questi emendamenti, perché io sinceramente nel dispo preliminare i capoversi seguenti 3, 4, 5, 6, punto 2 del settimo capoverso, capoversi 8, 9, 12, 13, 14, quindi a questo punto annulliamo direttamente la risoluzione e rimaniamo con la delibera di giunta approvata martedì. E con la delibera del Consiglio che abbiamo espresso il parere, se non erro, dove sono state riportate delle osservazioni. Ecco, forse una cosa che avrei cassato, ho detto bene, non voglio metterci qualche parola dietro, sarei stata magari, forse mi è sfuggita anche, l'utilizzo della tessera sanitaria, perché mi sembra una cosa eccessiva, perché se uno è fissato alla tessera sanitaria la ruba al genitore, la ruba al padre, la madre al fratello e allora automaticamente... Potrebbe giocare, magari invece della tessera sanitaria sarebbe più utile citare il documento di riconoscimento con la carta d'identità, forse con quella avremmo messo un punto un po' più fermo. Però ecco, chiedo al Consiglio, al Presidente, questa volta lo chiedo direttamente a lei Presidente, se può far spiegare al Consigliere Benassi che cosa intende, per quale motivo vengono tolti
ha presentato questi emendamenti. Perché questo? Perché se noi continuiamo a fare la discussione su tutta la risoluzione e poi magari passa questo emendamento, automaticamente si stravolge nuovamente tutto il senso della risoluzione, perché cassiamo il 7, l'8, il 12, l'11, il 14, ci rimane, impegniamo la Presidente ad andare in giro con questo foglio di carta e a farsi forte. No, Presidente. E allora io direi questo, no a lei, scusi Presidente, a lei perché sennò si arrabbia. Ritiro, con lei Presidente Villa, e le chiedo gentilmente se può un attimo farci spiegare al consigliere Benassi qual è la motivazione di questi emendamenti, perché sinceramente io non l'ho capito, perché ho capito soltanto, ripeto, martedì che non c'ero, che mi hanno via cavo, sono stato informato con l'eccellentissimo vice capogruppo che ho visto che si è difeso abbastanza al bene e oltretutto ho visto che si è anche astenuto, perché anche lui non ha capito per quale motivo c'era una delibera e una risoluzione. Adesso, detto questo, cerchiamo di chiudere un attimo sto cerchio, cerchiamo di capire che cosa vogliamo fare da grandi, cioè vogliamo questa delibera con le osservazioni che sono state fatte, vogliamo la risoluzione approvata dalla Commissione, più volte riportata, risollecitata, ricorretta, dove abbiamo perso giustamente delle giornate, signor Presidente, vedete che le commissioni ogni tanto sono utili e lavorano, a differenza di qualcuna che viene convocata quando un giorno sì e 10 no, però giustamente nei lavori pubblici non ci sono problemi tali da comportare una convocazione settimanale, a meno che dall'alto, non troppo in alto, un po' più basso, dice fermate un attimo, più basso ancora, a due livelli, mi fermo. Signor Presidente, rimandiamo nel merito della decisione. Sto dicendo. Per favore. Mi sono fermato a due livelli sotto la Presidente. Quindi. C'è un traduttore perché c'è forza. Scusate. Parlo con la suocera che così intende la nuora. Anzi, parlo con la nuora e la suocera intende. E quindi cercare di capire che cosa sta succedendo. In commissione abbiamo votato, credo con la maggioranza dei presenti, questa risoluzione. Ripeto, vengo qui e troviamo un emendamento. Ascolto il vice capogruppo Carlone che mi ha rappresentato molto bene, forse ha superato il maestro, e devo dire che ha avuto un comportamento proprio consono al ruolo che ha rivestito. E lui si è astenuto perché effettivamente non ha capito che cosa stesse succedendo. Cioè, ma come, c'è una delibera, c'è una risoluzione, ma che sta succedendo qui? Ma a sti ordini chi è che sta creando sta confusione? Che giustamente lui non ha capito. E lo so, Presidente, che lei mi fa così, e io dovrei far così, signore mio, pensaci tu, perché a questo punto sta diventando un po' enigmatico capire come vengono impartiti questi ordini. Cioè, non riesco a capire un intervento dall'altra parte che doveva essere fatto da quest'altra parte. Cioè, il mondo si è ribaltato. La maggioranza fa opposizione, l'opposizione fa maggioranza. Sta succedendo questo. Perché ho visto l'intervento della consigliera Eva Carrus e sinceramente mi ha lasciato un po' basito. Ho detto, ma io devo farlo io quell'intervento, e invece l'ha fatto lei, quindi non sta più in maggioranza, perché in commissione poteva fare una riunione di gruppo, chiedere la riunione di gruppo e dire fermiamoci un attimo, stiamo decidendo su una risoluzione abbastanza importante che riguarda il gioco d'azzardo, dove io l'ho detto anche in commissione, ci sono famiglie che sono disperate, io ne conosco diverse, proprio disperate, e siccome il problema è talmente serio, io avrei fatto una sospensione della commissione, avrei riunito il gruppo di maggioranza e avrei aggiustato il tiro, anziché aggiustarlo direttamente in consiglio, questo tiro l'avrei aggiustato direttamente in commissione. Certo, non è la stessa cosa, perché in commissione è una cosa fatta all'ips, fatta subito così. Da lunedì che abbiamo votato ad oggi qualcosa è cambiato, giustamente,
il tiro è stato un po' aggiustato, non so da chi sono stati i franchi tiratori, i cecchini, i promotori e non promotori. So soltanto, signor Presidente, che deve mettere un po' di pace. Lei prima ha nominato qualcuno molto più in alto di lei, spero che lei ci creda a questo qualcuno e l'aiuti a pensare, a riflettere, perché quello che sta succedendo qua dentro, ci stiamo facendo male, ma ci stiamo facendo male su problemi che riguardano il nostro territorio. E quindi quando si fa riferimento a qualcuno molto in alto, uno ci deve credere, perché se non ci crede, è solo per buttarla lì, per far caciara, per buttarla in caciara, e non è bello. Siccome io ci credo, allora chiedo a lei di fare un passo, un attimo di umiltà, sospendere un attimo questo consiglio, riunirsi con la sua maggioranza, decidere per quale motivo una fazione sta presentando degli emendamenti, un ex capogruppo fa un intervento in una certa maniera, un'altra parte del PD si... Sì. Rimaniamo nel merito della cosa. Poi la maggioranza sa decidere in maniera autonoma quanto riunirsi e come andare avanti. Ma io mi sono... Prego. Ma io... A un minuto, eh? Ho chiesto l'intervento molto alto, forse non ha capito, era distratto, Presidente. La Presidente pure era distratta, perché lei prima ha nominato una persona molto in alto e io ho chiesto al Presidente di che questa persona la illumini un attimo su quello che sta succedendo all'interno di questo Consiglio, perché noi della maggioranza e dell'opposizione possiamo anche sguazzarci, per carità, ci buttiamo, chi ci frega una mischia, litigate, ammazzate, che vi serve il voto? Vediamo il voto, non vi serve il voto, non vediamo il voto, però possiamo fare il gioco che certamente non giova a nessuno. E allora chiedo, questa è una risoluzione molto molto importante. È un messaggio che sto lanciando e lo sto lanciando come maggioranza, perché visto che l'intervento l'ha fatto la Carus come opposizione, io lo faccio come maggioranza. E chiedo, sospenda un attimo, prima di andare allo scontro, magari bocciare o non bocciare, correggere o non correggere quell'emendamento, riunitevi un attimo, noi ci andiamo a prendere un caffè, tanto ormai il tempo è quello che è. E discutete un attimo e cercate di aggiustare quello che dovrà succedere in questo Consiglio oggi, perché credo che c'è qualcosa, a me sinceramente non mi tornano i conti, forse sarò qui il consigliere Giuliano, giustamente. Signor Matroni, grazie. Così ho finito. Grazie. No, sto chiamando il consigliere Giuliano. Per favore, consigliere Matroni, chiuda. Chiudo, sto dicendo, il consigliere Giuliano giustamente ha detto che non ha capito l'intervento, se stesse un po' più attento può darsi che lo capirebbe molto meglio. Grazie, cioè, Presidente. Consigliere Coglia, prego. Scusa, Presidente, vorrei chiedere se mi mette dopo in lista per l'intervento come... Allora, io non volevo intervenire, mi sembrava che la risoluzione fosse chiara, semplice, condivisa da tempo, talmente lampante di fronte a un problema del genere, delle persone, che sinceramente mi sembra una passeggiata, insomma arriviamo qui, diamo il nostro voto, e siamo tutti tranquilli, abbiamo fatto il nostro dovere, che è poco, è un dovere nei confronti dei cittadini. Poi sento delle dichiarazioni che sinceramente mi lasciano veramente perplesso, a dire poco, basito, non so, distrutto, perché è successo già un'altra volta. Ho sentito, a fronte di un altro consiglio in cui c'era una votazione in cui è stata molto combattuta, adesso facciamo vera politica. Ma questa è la vera politica? Signori, per favore, ricordatevi chi siete, siete dei cittadini, ok? Allora, il Movimento 5 Stelle è stato uno dei promotori, una delle forze che ha presentato, abbiamo detto forze di tutti gli schieramenti, perché questo è un problema che non ha colore, non a destra né a sinistra, abbiamo detto per altre cose. Allora, non facciamo per favore su questo problema, sulla pelle dei cittadini, delle battaglie del cavolo, non sono battaglie politiche queste, sono battaglie vergognose. Quindi per favore
Non facciamo né cavilli, perché come ha detto lei, sono mesi che si discute di questa cosa e non vedo perché adesso si tira fuori che forse non è giusta la parola al capoverso 5 del rigo. Siamo dati da mesi, quindi non tiriamo fuori scuse. Non speculiamo su chi soffre, questa è una risoluzione che va votata e basta. Se uno ha poi intenzione di distruggerla, lo può fare e se ne assume la responsabilità davanti ai cittadini streaming. Grazie consigliere Coglia. Consigliere Renzi, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io non ci sto a farmi dire queste parole, mi dispiace, scusami consigliere Coglia. Allora, praticamente è nata una discussione, noi abbiamo fatto un bel lavoro nelle commissioni, sicuramente siamo riusciti a conoscere il problema più in maniera profonda, perché magari chi non lo vive sulla propria pelle non ne conosce tutti gli aspetti. La cosa che vorrei anche ribadire è che una maggioranza che ha la responsabilità di governare ha anche la responsabilità di vedere dove può intervenire, quindi non proclamare facciamo tutto e facciamo tutto quello che facciamo quello che possiamo fare nella nostra competenza, quindi non mi sembra neanche corretto dire faremo di tutto e di più quando poi non abbiamo le competenze per poterlo fare. E anche è stato detto poco fa che sono state fatte sono state sollevate delle cose, non sono state ricordate. Consigliere Coglia, prego. Ringrazio molto tutti, grazie. Consigliere Benassi, prego. Sì, rispettiamo il lavoro di ognuno di noi, sì. Allora, Presidente del Consiglio, Presidente Fantino, assessori, colleghi, consiglieri. Allora, io sono, non dico offeso, ma abbastanza esterrefatto delle accuse che provengono dall'opposizione. Non capisco per quale motivo in altre situazioni chi ha voluto presentare emendamenti, proposte condivise da una parte dei consiglieri in maniera del tutto spontanea, senza mai coinvolgere qualcun altro, comunque facendo anche richieste di consigli straordinarie trasversali, oggi vorrebbe dare lezioni di opportunità al sottoscritto. Beh, io a questo non ci sto. Il motivo per cui ho presentato degli emendamenti lo spiegherò nel corso di illustrazione degli emendamenti, voi siete liberi di votarli o non votarli, ma nessuno qui vuole distruggere niente. Il lavoro che è stato fatto dopo la votazione in commissione, a parte che dopo fatta una riunione congiunta di 3 commissioni, sono seguiti soltanto 2 passaggi in 2 commissioni e mancava la terza, che era quella della scuola, che è interpellata in questa risoluzione, per cui attenzione a quando parlate, attenzione alle parole che utilizzate. Perché io certe cose non me le faccio dire, certe accuse non me le faccio passare e guai a chi mette in dubbio la buona fede del sottoscritto, perché se cominciamo così allora cominciamo tutti a farlo, comincio a farlo anch'io e mi guardo bene poi quando mi sono tirato per la giacchetta in certe situazioni. Quindi pregherei un po' di buonsenso da parte di tutti ed evitare accuse che mi sono anche arrivate poco fa dall'orecchio, dai banchi alle mie spalle. Grazie, vorrei un po' di rispetto per il sottoscritto. Detto ciò, io non ribadisco, non ho nessuna intenzione di distruggere questa risoluzione, penso solo che nel momento in cui il municipio si interessa di un tema, la risoluzione e l'atto che approva il municipio lo fa secondo le sue competenze, le sue disponibilità e la sua capacità di agire in quel tema. Se questo viene sottolineato dopo in consiglio, perché nel frattempo è mancato un passaggio in un'altra commissione, nel frattempo sono fatti dei confronti degli altri tipi di studi, di altre verifiche, non capisco, cioè vorrei vedere qualcuno, voi al posto mio, se voi faceste una verifica su un atto passato in commissione, notaste dopo il voto delle scorrettezze, delle incertezze, non vi porreste il problema? Votereste senza nessun tipo di discussione tra di voi? Mi state dicendo questo? Una cosa va passata senza essere discussa se c'è un problema? È questo? Beh, io non ci sto, perché se il Consiglio sovrano, il Consiglio ha tutto il diritto di fare le proprie puntualizzazioni, sia chiaro. Grazie consigliere Benassi. Consigliere Verdi, prego. Grazie Presidente. Allora, parto dicendo che non mi trovo in disaccordo con quello che è stato detto poc'anzi dai consiglieri Coglia e Matrona, questa è una cosa che ogni tanto mi lascia, però
non ho manifesto nessuna cattiva fede nei confronti di nessuno, quindi tranquillizzo il consigliere Benassi, ci mancherebbe. Non capisco però la cassazione di alcuni punti, ecco, magari dopo però questo potrà essere illustrato meglio, soprattutto il fatto di promuovere iniziative, che penso il municipio possa fare questo, no? Perché non possa promuovere iniziative sostenute o da Libera o da altre, diciamo, situazioni che vanno, no, a favore dei cittadini in questo caso. Io vorrei portare un po' anche la discussione poi su quello che oggi stiamo trattando, a parte le frecce trasversali, perché è importante quello che oggi alla presenza anche abbiamo sentito, diciamo, poco fa, i responsabili romani appunto dell'associazione, quello che è importante da fare per i cittadini riguardo al gioco d'azzardo, perché è una cosa veramente, adesso, diciamo, indipendentemente che emendamenti o cose del genere, va posto il punto, diciamo, della situazione sul problema reale. Ora adesso mi faccio pochi problemi, scusatemi, se poi sarà la regione, la questura, il comune, la nazione, il Parlamento, è importante dare un segnale secondo me, a prescindere. Poi quello che non potremo fare non faremo, quello che potremo fare faremo, quello o potremo invitare altri a farlo, però io penso che poi spesso e volentieri siamo abituati qua in municipio che le nostre sono più indicazioni, che possono avere o non avere un valore, però sono indicazioni anche politiche, umane, secondo me, territoriali, che debbono essere date, secondo me, spesso e volentieri, in questi casi all'unanimità. Cioè, perché se uno si spezza su questi discorsi qua, a me mi sembra un po' vergognoso davanti. Poi magari nelle commissioni, nelle separate sedi, uno le può fare, ma qui no, secondo me, su questi temi. Su questi temi qui no. Ma uguale, se non c'è un problema, si risolve prima, non adesso. Cioè, perché secondo me qui in questo momento non si sta discutendo, con tutto il rispetto, no, per una sottigliezza, un problemino, secondo me il problema del gioco d'azzardo e delle vittime del gioco d'azzardo, io ne parlo perché ne sono anche interessato tramite alcune persone, diciamo, direttamente, è una cosa troppo seria per pensarci adesso oppure per rivederla dopo. Cioè, è troppo seria per non dare un messaggio unico, unito, senza colori, senza posizioni, nel merito dell'oggetto, capendo che ci sono tutti i limiti del mondo da parte della nostra istituzione municipale, ma oggi ci viene chiesto, soprattutto anche da un'associazione che è qui presente, di essere con loro e con gli altri che si occupano di questa cosa qui, insieme nella battaglia sul territorio. Punto. Il resto io lo lascerei in riunioni e situazioni diverse da quelle che sono così importanti, diciamo, sul territorio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lelli. Presidente Fantino, prego. Sì, grazie Presidente e consiglieri. Parlo dopo allora. Allora, io credo che non è la prima volta che un municipio, il nostro municipio, si trova ad affrontare temi che hanno a che fare con questioni di carattere nazionale, con leggi, con normative che esulano dalle nostre competenze, ma proprio perché noi siamo la realtà più vicina ai cittadini, siamo quelli che immediatamente possiamo e abbiamo il polso di quello che spesso rappresenta la problematica diciamo di carattere nazionale che attinge alle leggi nazionali. Più volte ci siamo espressi per quanto riguardava il tema della violenza sulle donne nella passata consigliatura, sul tema della condizione dei migranti nella passata consigliatura, su temi che attingono alla vita quotidiana dei cittadini e ai loro diritti e che però trovano un municipio quasi sempre diciamo, nell'impotenza di poter dare o risolvere queste questioni. Però l'abbiamo fatto lo stesso. Perché? Perché abbiamo rappresentato queste problematiche, il sentire dei nostri cittadini e in qualche modo il mandato che è stato dato lo abbiamo poi esplicato e rappresentato in tutte le sedi. Io credo che questo importantissimo tema che ha e sta cambiando, direi anche proprio la società e la morfologia della nostra società, i nostri giovani, che proprio sulla ludopatia, gli adolescenti sono i futuri, le future diciamo, dipendenti, le future vittime da grandi,
iniziano da oggi, non può vederci né indifferenti ma soprattutto irresponsabili nella volontà di perseguire una maggiore capacità di affrontare il tema, ma soprattutto nella volontà di perseguire tutte quelle strade che possano, io mi auguro in un futuro, far sì che questo Stato non sia il principale responsabile di una dipendenza come quella della ludopatia, ma soprattutto di una economia sommersa e perversa che mette in ginocchio la società, i cittadini e la qualità della vita di tutti. Ora, in attesa che queste grandi trasformazioni avvengano, credo che noi possiamo sempre giocare un ruolo, saremo un granello probabilmente in questa macchina, ma è importante che questo granello lo mettiamo e la macchina venga in qualche modo bloccata. È importantissimo perché siamo anche cittadini eletti e abbiamo un mandato e la nostra responsabilità è quella anche di conoscere quelle che sono le nostre competenze, quello che realmente noi possiamo fare, ma quello che noi pretendiamo che facciano quelli che le competenze ce l'hanno. Essere capaci di distinguere questi due piani è anche una nostra responsabilità di verità, di trasparenza e di correttezza che aiuta pure ai cittadini nei momenti che nel segreto delle urne vanno poi a dare il voto e dunque a decidere chi li governerà e chi le leggi le farà. È importante che noi questa capacità di discernere livelli di responsabilità e livelli anche di capacità risolutiva lo dobbiamo fare. Allora io penso che sono d'accordo con gli interventi di alcuni consiglieri, credo che tutti in qualche modo avessero ragione negli interventi che ho sentito. Sicuramente leggendo la proposta non c'è nulla in se stesso che non sia condivisibile, perché tutto corrisponde e risponde a un problema certo e alla necessità di superarlo e risolverlo. Probabilmente c'è solo, chissà per incompetenza, chissà per perché pensando al tema in sé, al merito, si è lasciato di lato quelli che sono i dispositivi, ma chi è eletto ha la responsabilità anche di conoscerli, i dispositivi, di saperli collocare in modo tale che poi le nostre decisioni diventino efficaci. E non giochiamo un ruolo invece di confusione dove poi si fa di tutta l'erba un fascio e finalmente quelli che veramente hanno il potere e la responsabilità di poter cambiare le cose vengono confusi con quelli che questo potere chissà non ce l'hanno o semplicemente possono fare intervenire molto poco. Allora io credo che questa proposta, noi in giunta in realtà quando abbiamo dato il parere sulla proposta del Campidoglio sul gioco d'azzardo, avevamo dato mandato al nostro assessore De Simone, che probabilmente non ha compreso appieno il mandato della Giunta, che era quello di approvare quella delibera con alcune osservazioni che già allora riportavano e tentavano di discernere quelle che erano le nostre competenze da quelle che erano competenze di altre istituzioni. Ma anche avevamo fatto allora una proposta che volevamo che fosse riportata in commissione, con un atto chiaramente scritto, in cui chiedevamo di trasformare in mozione quello che oggi è stato proposto come risoluzione. Perché? Perché lo strumento mozione, lo strumento risoluzione, lo strumento delibera, sono degli strumenti che hanno e danno o hanno la capacità di dare mandato al municipio per quello che riguarda le proprie competenze, ma anche per dare un indirizzo, un'indicazione a quelle altre istanze che non sono chiaramente alla nostra portata. Ora io sono d'accordo sul fatto che quello che noi dobbiamo salvare è l'intenzione, e su questa sono certa che siamo tutti d'accordo, di riportare al centro dell'attenzione e adoperarci. Io vengo da un municipio dove già avevamo dato inizio a una serie di iniziative proprio sul tema dell'usura, e anche qui c'è lo sportello antiusura, abbiamo fatto alcune iniziative, abbiamo aderito come presidenti al protocollo d'intesa sul tema proprio del
del gioco d'azzardo e dell'antimafia, perché è intimamente legato a questo. Allora io credo che non possiamo, no, inficiare tutta questo percorso che abbiamo iniziato e che accompagna i nostri cittadini con una polemica che può anche sembrare assurda per chi sta dall'altra parte e ci sta a sentire. Sono d'accordo che questi temi non devono avere un colore di destra o di sinistra, perché penso che sono problematiche che riguardano tutti. Dunque credo che ci sia un problema semplicemente di discernere bene ciò che il municipio è in grado, può fare, compreso un piano regolatore che noi ci auguriamo tutti di prima o poi poter riprendere in mano, ma al momento non è stato ancora approvato il bilancio, non sappiamo che cosa rimarrà al municipio o ai municipi o al comune in termini di risorse. Ma credo che la cosa importante sia dare, e questa è la mia proposta, mandato al Presidente e alla Giunta affinché venga riportato e chiesto al Comune, dunque al Sindaco, per la parte di sua competenza e per la parte di propria competenza municipale, quello che poi in modo probabilmente un po', diciamo, sovrapposto viene definito e declinato nella nostra delibera. Questo perché semplicemente per poi poterlo tradurre in azioni va chiarito che noi non possiamo tradurre in azione cose che riguardano leggi, riguardano anche la regione, riguarda il comune, ma sì, possiamo promuovere, possiamo nel caso riusciremo ad avere nuovi finanziamenti, inserire nel piano regolatore, cioè una serie di azioni che sono all'interno delle nostre possibilità e competenze. Dunque io credo che il dibattito debba ritornare a quello che un municipio può fare, quello che noi ci auguriamo nel caso venga accolta la nostra richiesta di un maggiore decentramento e di maggiori poteri, potremo ulteriormente fare, ma soprattutto quello che noi riteniamo che debbano fare quelli che oggi occupano i luoghi dove le leggi vengono approvate, dove le cose si possono modificare in meglio, dove si hanno, diciamo, le risorse economiche per promuovere azioni che siano poi efficaci e dunque credo che da questo punto di vista non posso che dire che il dibattito che ho sentito finora debba essere riportato al vero motivo per cui tutti quanti ci siamo prodigati nell'affrontare un tema così importante. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Io rimango così un po'. Io vorrei leggere tutte le risoluzioni che abbiamo approvato senza avere competenze e sono rimaste lettere vuote nel cassetto, solo perché noi volevamo esprimere dei pensieri giusti. Io ringrazio veramente tutti i consiglieri che hanno lavorato a questa risoluzione, perché nell'impegno che hanno dato alle scuole, che è importante, che è quello che è l'unico che può cambiare questi modelli che vanno nella direzione sbagliata, non c'è trasmissione televisiva che non educa verso il gioco. Però adesso mi sembra veramente strano che all'arrivo di un percorso così, mi scusi consigliere, io capisco il rammarico che ci dobbiamo trovare di fronte a dei percorsi così corretti. Presidente, scusi un attimo, prego, per favore. Scusi, non volevo coprire. Prego, consigliere Ciancio. Di fronte a un lavoro nelle commissioni da parte dei consiglieri che non si può dire di incompetenza, o l'assessore ha formulato un percorso di incompetenza. Bene, ma noi stiamo impegnando la Giunta e la Presidente su alcuni punti che sicuramente magari possano trovare tutti soluzione. Altrimenti io le chiedo due o tre punti della risoluzione numero 33 del 2010, altrimenti io le trovo la soluzione della risoluzione che abbiamo approvato per quanto riguarda, ma ne posso citare tante. Competenza. La competenza è una cosa che di per sé le commissioni hanno evidenziato in questa risoluzione e quindi
Mi aggiungo al coro di tutti i consiglieri, questo è un atto da approvare, siamo venuti qua tutti tranquilli ad approvarlo. Oddio, si è paventato qualche minuto prima che voglio rasserenare il consigliere Benazzi che venissero fatti degli emendamenti. Noi siamo pronti subito ad accogliere l'emendamento numero uno, dove ci si sbaglia, a volte non è vero che l'associazione è libera, ma è l'altra associazione, quindi... Signor Cianci, evidentemente ne parliamo dopo. Però cassare il dispositivo di questa risoluzione vuol dire veramente che, cioè non lo capisco dal punto di vista della sostanza e del contenuto. Lasciamo perdere, come qualcuno diceva, il momento della disputa magari di carattere politico. In quest'Aula noi abbiamo un impegno adesso, che è quello di portare un risultato che sicuramente ci vedrà protagonisti rispetto a delle azioni che potremmo fare comunque nelle scuole, nei centri anziani, nella società, nei luoghi dove la mattina passano i ragazzini e sono tentati di fermarsi, perché di questo si tratta. L'undicesimo, come dire, la mafia su questo fa una cosa che è assurdo dirlo, perché dobbiamo pensare che c'è un'istituzione superiore su cui noi non possiamo intervenire, o su questo argomento ci siano c'è una legislazione superiore che possa essere infranta? Dove? Quando? Perché? Mi domando, se qualcuno si vuole intestare qualcosa, noi siamo ben lieti. Tanto è vero che noi impegniamo la Presidente e la Giunta a fare questo estremo e delicatissimo lavoro, non stiamo impegnando qualcun altro. Trasformarla in mozione, farla un atto politico, non è qua la politica su questi argomenti. Su questi argomenti sono le persone che devono essere sensibili. Signor Ciancio, prego. Vorrei l'attenzione di chi mi sta, prego, consigliere, ascoltando, e di chi ha l'impegno, se no possiamo parlare di altre cose, grazie. Io sottolineo ancora, mi perdoni, assessore Gian Siracusa, ripeto, ci stiamo dividendo spesso e il percorso è lungo, la sfida che ci attende in questo municipio è ben grande su altri problemi, è vero. Ma su tutte le risoluzioni che abbiamo presentato e hanno trovato corpo e unanimità, io vorrei che altrettanto lo trovasse in questa. Lasciamo perdere per un attimo chi guida più forte, guido io più forte e quindi voglio andare allo scontro. No, fermiamoci, deponiamo le armi sul tavolo. Perché non è il momento di fare queste battaglie ora. Quindi, io ripeto, l'incompetenza sottolineata dalla Presidenta per quanto riguarda tutti i consiglieri che hanno lavorato nelle commissioni, e sono tantissimi, non mi sembra adeguata, e quindi vorrei che si facesse un passettino indietro. Eppure tranquillizzo, per l'ottimo lavoro che ha fatto in commissione Aldo, e mi permetto di dire Aldo perché è sensibile a queste cose, per l'ottimo lavoro che ha fatto Tutino, per l'ottimo lavoro che hanno fatto il Movimento 5 Stelle, non è una spinta propulsiva questa, ma è una spinta di giustizia e di lealtà, e sarò pronto qua a discuterne sino a domani mattina di questa roba, perché i miei alunni che si fermano di fronte, quando c'era il regolamento nel 2012, abbiamo approvato la distanza e poi giace ancora lì il regolamento, e io ero quello che dicevo 1000 metri, 2000 metri dalle scuole. Oggi torniamo su questo argomento, a me mi ha fatto piacere che è venuto l'esperto e mi ha spiegato alcuni passaggi che non capivo rispetto a quello che succede ai ragazzini piccoli che vanno a giocare, il videopoker, questi vicino a 500 metri dalle scuole e dalle chiese. L'undicesimo concessionario occulto è la mafia su sta roba. Ora, noi se vogliamo dire che adesso è una questione di cavilli o di punti, numero, d'oltre, cioè, è una risoluzione che non ammette queste discussioni in aula, né dell'ex capogruppo del mio partito all'ultimo momento, né da nessun altro.
perché lo spirito costruttivo rispetto a una risoluzione, a un atto, si vede nelle commissioni. Io ne prendo atto sempre nelle commissioni. Quando qualche settimana fa la vicepresidente della commissione scuola, che forse è venuta in commissione, dice: noi vogliamo migliorarla la risoluzione sulla scuola, non ho esitato. Alla fine, col contributo di Marco Poli, abbiamo tirato fuori il meglio. Sicuramente però non è che quella risoluzione potrà trovare atto, resterà nel cassetto, ma noi abbiamo impegnato comunque la Presidente a mantenere un orario negli asili nido, no? Perché ci crediamo. Altrettanto adesso io non voglio dilungarmi, magari io volevo fare solo la dichiarazione di voto, tant'è vero non sono entrato in merito a tutta la legislazione, ma entro in merito alla sostanza di un argomento che non può essere trattato così. Non è questo l'argomento, mi vorrei dividere su qualcos'altro che sul territorio si sta facendo, dove effettivamente ci sono posizioni diverse, lo posso capire. Noi abbiamo da discutere problemi importanti in questo municipio e quindi abbiamo tutto il tempo di litigare su una strada, sulle strisce, su quello che non viene fatto in questo municipio, come deve essere fatto, ma su una risoluzione di questa taratura, che sono 4 pagine ben sature, io mi perdoni, sono letteralmente mortificato, offeso profondamente da questo atteggiamento. Lo dico a chi si presta a queste azioni e non voglio ripetermi. Io vorrei assolutamente che si invertisse questo processo, come con questa pagina che chiudiamo. L'ha detto bene in un passaggio la Presidente prima, ha detto che in linea generale siamo tutti d'accordo. Poi ha fatto un passaggio in cui ha detto precisamente che però su quello che ci compete, è vero, su quello che ci compete, ma vuole allora che le cito tutte le risoluzioni approvate che non ci competevano? Torniamo indietro. Allora, quindi io vorrei che si facesse chiarezza. Guardi, le dico per l'affetto che mi lega alla sua persona, Presidente, da molti anni, io glielo do come consiglio, con affetto, come se vogliamo camminare insieme e fare un buon governo come sempre abbiamo sostenuto, io le chiedo di rivedere questi passaggi. Io le chiedo di rivedere questi passaggi perché non può pensare che se una parte del PD vuole sostenere questa azione vuol dire che sta nel giusto. Non è dividendo che si governa, ma lei ha un compito ben preciso di tenere insieme tutta la maggioranza di questo municipio. Lei ha questo preciso compito anche su questi atti. Se lei voleva cambiare la risoluzione, aveva tutti gli strumenti per venire nelle commissioni e dirci quello che dovevamo fare. Aveva tutti gli strumenti con qualsiasi memoria di giunta nel dire questa roba. Io la invito quindi a votare insieme a noi questa risoluzione, perché è un passaggio di democrazia e sicuramente potremo andare avanti nel cammino del buon governo di questo municipio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Allora, non ho altri interventi. Consigliere Sottino, prego. Rifletto con voi, anzitutto mi convince una cosa importante detta dal consigliere Benassi, che il Consiglio è sovrano, quindi deve essere un luogo di discussione, di riflessione e di elaborazione, cosa che stavo tentando anche per vie brevi con gli altri colleghi. Per esempio, una cosa che mi convince molto della risoluzione è il capoverso dove si dice che il ritorno a politiche protezioniste riporterebbe all'illegalità, quindi qui si parla di un intento che non è quello di
andare a chiudere questi luoghi e a ricondurre all'illegalità dei fenomeni che ci scivolerebbero inevitabilmente, ma a regolamentare ciò che dà dipendenza. Il che questo regolamentare ciò che dà dipendenza mi è molto caro anche in termini di droghe e di altri fenomeni, e quindi ritengo che sia un capoverso importante. Dall'altra parte trovo, ecco, su questo c'è anche un piccolo errore, perché dice il ritorno a politiche protezioniste, no, proibizioniste, quindi nel caso c'è, invece, ecco, andando avanti c'era un capoverso che ugualmente, come ha dato da riflettere al collega Benassi, così ha dato da riflettere anche a me, cioè educare all'uso responsabile del denaro. È un qualcosa di enorme, perché l'uso responsabile del... Abbiamo fatto una risoluzione sull'uso del denaro. Scusa, consigliere Ciancio? No, non c'è problema. Consigliere Ciancio, non è possibile, eh? No, per favore. No, non c'è problema. Consigliere Tutito, prego. E sull'educare all'uso responsabile del denaro, che anzitutto lì bisognerebbe riflettere su cosa è il denaro, su di chi è il denaro, perché oggi, l'ho detto più volte, oggi il denaro non è neanche più dei cittadini, ce l'hanno in prestito, e poi però se noi andiamo a educarli su un uso responsabile, significa entrare nelle nostre vite e nelle loro vite e andare a contribuire a quel progetto di panopticon globale, di controllo globale della società, a cui si prestano tutte le politiche interventiste che di volta in volta vengono fatte. E ecco perché toccavo questi due punti, perché mi danno da riflettere come ero io in commissione, e una cosa importante la devo rilevare, perché quando si è detto la consigliera Carros poteva dire queste cose in commissione, la consigliera Carros ha detto queste cose in commissione mercoledì scorso, e io stesso non sono stato, non le ho valorizzate come tale, perché mi sembravano più dei dubbi, ma adesso mi si sta dicendo che su alcuni aspetti manca la competenza. Se manca la competenza, io mi chiedo, e vorrei chiedermi insieme a voi, se è meglio andare a provare 12, 13, 15 punti di cui la maggior parte non c'è competenza, o approvarne 4, 5 su cui c'è competenza e che restano molto forti, oppure se la vogliamo approvare così com'è, perché tutti siamo d'accordo sull'intenzione di tutto il testo, fare la cosa di trasformarla in mozione, perché in quel caso la risoluzione... la differenza appunto tra risoluzione e mozione è che nella mozione si fanno dei proponimenti politici, nella risoluzione si dice devi fare queste cose, ma se non le puoi fare, allora, sto ragionando con voi come ritengo che si debba fare in consiglio, e sto ragionando con noi. Allora io ritengo che in vista di ciò sia davvero importante prenderci un nostro tempo per anche sospendere il Consiglio, riunirci, decidere se sia meglio lavorare su questi emendamenti o se sia meglio lavorare su una riproposizione dell'intero testo, che è ottimo come intero testo e come tale io l'ho votato in commissione e rivendico tutti quei punti, ma se poi mi rendo conto che alcuni di quelli non possono entrare in una risoluzione ma possono entrare in una mozione, allora dico allora facciamo una mozione. Allora se vogliamo far passare tutti i contenuti, e qui mi riferisco in particolare a tutti i capogruppo di maggioranza e in generale a tutti i capogruppo, riflettiamo su una sospensione, su far entrare magari tutti i punti in una mozione. Questa è la mia proposta,
E con questa anche mi rivolgo al Presidente e mi rivolgo ai miei colleghi di maggioranza per cercare di decidere insieme se salvaguardare tutti i punti in una mozione o andare a ragionare di una risoluzione dove alcuni punti non sembrano attuabili. Perciò richiedo una sospensione. Grazie consigliere Tutino. Io comunque ricordo che questo atto è stato discusso forse per due mesi. È stato discusso per due mesi all'interno delle commissioni. Io credo per onestà di tutti quanti noi, che forse i rilievi su alcuni punti, su alcune cose, andavano fatte in commissione. Prego, un attimo, per favore. Allora, abbiamo chiuso la discussione generale, non ci sono altri interventi sulla discussione generale, ho chiesto la parola per fatto personale alla consigliera Carrus. Prego, consigliera Carrus. Consigliera Carrus, per fatto personale. Presidente, volevo soltanto chiedere scusa all'Associazione Libera che è intervenuta sia in commissione sia oggi per questa veramente cosa vergognosa che sta succedendo in questo Consiglio, in cui solo per un problema di chi si mette le medagliette ci ritroviamo a discutere di una cosa di cui non ha senso discutere. C'è un errore sicuramente all'interno della risoluzione, un errore materiale che il consigliere Benassi ha evidenziato. Per tutto il resto la risoluzione chiede alla Presidente e alla Giunta di impegnarsi a sollecitare e a chiedere agli organi competenti, quindi non si appropria delle competenze di qualche altra istituzione, semplicemente gli si chiede di fare da stimolo. Poi veramente, insomma, domani è il 21 marzo, io mi vergogno profondamente di quello che sta succedendo. Grazie consigliera Lancia. Allora, consigliera Carlos, per fatto personale. Sì. Presidente, grazie, colleghi consiglieri. No, io semplicemente per una delucidazione, visto che sono stata chiamata in causa in diversi interventi, è una riflessione, come già detto qualcuno, nell'ambito del Consiglio anche perché nella votazione sull'atto, ed è un argomento che, come si diceva prima, va avanti da molto tempo, quindi è da novembre che si discute, novembre-dicembre che si discute su questo testo. Questo è una cosa diversa, dire si discute rispetto alla discussione sull'atto conclusivo. Ho posto delle riflessioni, a me le relazioni fatte successivamente e il dibattito e il contendere politico non erano questo il mio intento, era semplicemente porre all'attenzione alcuni. Ragazzi, non sto facendo l'interesse, per fatto personale l'ho fatto intervenire. Per fatto personale anche perché, sì, sto facendo esattamente... Sto tornando nel merito della questione, visto che qualcuno ha detto che la motivazione del mio intervento erano altri, visto che qualcuno si è permesso di dire che qui si fanno in base ad ordini a cosa e a non cosa. O sto semplicemente ritornando nel merito del mio intervento per dire che, se a meno che non sto nel posto sbagliato, e questo non è un consiglio, avrò il diritto anche io di fare una riflessione su quello che è il testo conclusivo, che non è la stessa cosa di quello che è stato la discussione di mesi in commissione. Semplicemente questo, la discussione è un mio diritto, sono all'interno del Consiglio Municipale, chiedo di riflettere su un punto. Non è che ho chiesto di buttare al vento, penso che qui dentro qualcuno abbia più interesse o nessun interesse. Io nel dibattito, anche in qualsiasi nelle divergenze che ci sono state negli interventi, ci vedo un elemento propositivo, perché se qui qualcuno ci chiede di porre l'attenzione su un tema, è importante, anche con le differenze di opinioni o ponendo al centro delle diverse riflessioni, aprire la discussione e fare una sintesi. Ragazzi, quindi, d'accordo. Presidente Fantina, la sei chiamata in causa. Prego, Presidente. No, io penso che chissà meriti una pausa di 3 minuti, non di più, ma semplicemente per correggere una cosa molto semplice che riguarda quello che in parte alcuni hanno detto. Se il mandato che viene dato al Presidente e alla Giunta è
per elevare, diciamo, alle istanze competenti, che può essere il sindaco o la regione, e per realizzare come municipio per le proprie competenze, laddove in questa risoluzione, perché la risoluzione riguarda alcune iniziative che il municipio è in grado di fare, può fare e deve fare, e tante altre questioni che purtroppo non sono nelle nostre competenze, dovremmo cercare di promuovere, di sensibilizzare, ma anche di richiedere al sindaco o alla al presidente della regione, cioè a chi ha il potere di modificare leggi o di dare risorse o comunque di prendere iniziative, in modo tale che rimanga chiaro anche quali sono i due binari su quali noi ci muoviamo. Uno è quello di promuovere per la parte di nostra competenza, o anche di fare iniziative. Allora penso che la correzione che ci comporta veramente 3 minuti è semplicemente nel dispositivo, cioè l'inizio, di dare mandato alla giunta e al presidente e al sindaco, ognuno per le proprie competenze, in modo tale che io mi rivolgo al sindaco per chiedere tutto ciò che il sindaco può fare, e i cittadini si aspetteranno da noi municipio tutto quello che noi possiamo e siamo in grado di fare, giusto per chiarire le responsabilità, in modo che anche i cittadini sapranno poi chi in base alle proprie competenze avrà in qualche modo dimostrato la sensibilità, la volontà politica di portare avanti questa battaglia che secondo me è fondamentale. E ripeto, questo è il tema che per fortuna ci trova tutti d'accordo. Grazie, no, Presidente. Dobbiamo fermarci 3 minuti, scusate, per fare. Per favore. Allora, consigliere Tutino? Per favore. C'è il mediatore. Allora, io chiedo, accolgo la proposta della Presidente, chiedo 2 minuti. 2 minuti di sospensione con tutti i capigruppo, per favore, consigliere Tutino. Io credo che quello che ha detto la consigliera, abbiamo invitato alle ore 15 l'associazione Libera, dopo aver discusso per 2 mesi su un atto, sono passate 2 ore, noi stiamo ancora, gli amici dell'associazione Libera molto pazienti, stanno ancora. Allora, sospendo il consiglio per 2 minuti. Sospendo così vedete un rischio di capigruppo con i 3 presidenti di commissione interessati.